Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi vi spiego come fare semplicemente una treccia a spina di pesce. Molte mi chiedono sempre come l'hai fatta, come si fa, perché spesso me la faccio, mi viene molto più naturale rispetto a quella normale. E spesso mi chiedono le persone come fai, spiegamela, aiutami, fammela. E quindi ho deciso di realizzare un video per spiegare in pochi semplici passi, anche perché è veramente semplice, come poterla realizzare su di voi in modo semplice, chiaro e veloce. Spero che il video vi piaccia, io vi mando un bacio e vi lascio al tutorial. Allora, iniziamo spazzolandoci i capelli molto bene e cerchiamo di toglierci tutti i nodi possibili, soprattutto nella parte sotto. Se ne creano sempre tantissimi. Oh mio Dio. Una volta spazzolati bene i capelli, li portiamo tutti dalla parte desiderata. Tirando bene la parte posteriore, dividiamo i capelli in due ciocche tra la parte anteriore e posteriore, prendendoli un po' e un po', in modo che soprattutto se avete i capelli scalati vengano uguali. Tra le due ciocche prendiamo la parte posteriore e li dividiamo in due con il dito e la parte esterna la avviciniamo alla ciocca, all'altra ciocca. Poi, sempre con il dito, dividiamo in due la parte esterna della prima ciocca e la prendiamo e la avviciniamo alla seconda ciocca. E così via, dividiamo con il dito in due la parte esterna e la avviciniamo alla ciocca. La avviciniamo alla ciocca, dividiamo con il dito la parte esterna e la avviciniamo. Sempre la parte esterna la dividiamo e la portiamo nell'altra ciocca e ogni volta che avviciniamo ovviamente stringiamo in modo da farne più possibili. Dividiamo e avviciniamo. Dividiamo e avviciniamo, e ovviamente ruotiamo perché altrimenti andrebbe vicino, vedete? Dividiamo e avviciniamo. Dividiamo e avviciniamo. Le ciocche in teoria dovreste farle tutte della stessa dimensione, ma io le prendo un po' a casaccio, più o meno divido sempre a metà, vedete? Questa è la ciocca, la seconda ciocca, divido a metà e la prendo. Come qui si vede che viene da qua, questa in teoria è la seconda ciocca, divido a metà e prendo, divido a metà e prendo, divido a metà. E prendo. Quando avvicinate la ciocca della prima ciocca alla seconda, voi dovete considerare che questa è un'unica ciocca, quindi prendete a metà in modo che rimanga un pezzo della prima ciocca e un pezzo della seconda e avvicinate il resto della parte che avanza. Più o meno è venuta. Prendete un elastico di piccole dimensioni, altrimenti viene grandissimo. Ed ecco qui la vostra treccia a spina di pesce. Se la volete
più piccola e più corposa. Le ciocche che dividete dovete farle proprio piccole piccole. Io le ho prese più o meno a metà per avere una treccia più grande, più corposa. C'è chi piace piccola piccola e allora in quel caso dovete prendere ciocche piccole. Se volete vi faccio un altro tutorial con la treccia a spina di pesce con la treccia piccola piccola. Spero che il video vi sia stato utile, che sia stato facile riuscire a capire attraverso i miei passaggi come realizzare la treccia. E se avete delle domande, chiedetemele qui sotto, risponderò a tutti. E io vi ringrazio per aver seguito questo tutorial. Vi mando un bacio, vi invito a iscrivervi al canale e vi aspetto al prossimo video. Ciao!